L'invito, è un piacere stare qui, avere l'opportunità di parlare a tutti voi del lavoro che facciamo all'IT. Io sono Leonardo De Matos, come è stato introdotto dal moderator qui, e grazie. E sono il coordinatore del laboratorio di robotica biomedica all'IT. Non parlerò tanto dell'IT, penso che conoscete già l'istituzione perché sono già venuto altri colleghi qui a presentare. Quindi vado direttamente a descrivere il mio laboratorio. Lì puntiamo sulla ricerca di punta focalizzata su sistemi robotici per la chirurgia di precisione, o medicina di precisione invece. La tecnologia che sviluppiamo lì è centrata sull'uomo e vogliamo creare sistemi che hanno un impatto diretto sulla salute e il benessere delle persone. E questo facciamo focalizzando sul sviluppo di interfacce intelligenti per il controllo dei dispositivi e anche meccanismi robotici. Quindi un tema generale del laboratorio è quello di sviluppare sistemi assistivi per migliorare il controllo in generale, sia per la chirurgia, sia per le comunicazioni salute in generale o anche un'applicazione di biomanipolazione che è più vicina all'industria farmaceutica, però è tipo una microchirurgia delle cellule. E quindi vogliamo dare capacità e livello di performance agli utenti della nostra tecnologia che va oltre la capacità umana, specialmente focalizzata su queste microoperazioni. Quello che ci spinge a lavorare su questo è quello che c'è adesso, tanto parlano della Global Healthcare Challenge, quindi la sfida della salute mondiale. Specialmente qui a Genova, che abbiamo una città adesso riconosciuta in tutto il mondo come la capitale dell'anzianità in Europa. C'è questo. È comunque un primato, Sì. diciamo, nel mondo, prego. Nel mondo, sì. Worldwide. Comunque c'è il problema che con l'avanzamento dell'età le persone vanno più spesso all'ospedale, servono più assistenza, però a questo punto c'è già una mancanza di lavoratori di quest'ambito. E quindi Non si è vogliamo. scritto. Sì. Quindi vogliamo sviluppare tecnologia per aiutare a mantenere queste persone che invecchiano avere una salute buona e anche essere produttivo una vita produttiva per la società. E la mia visione di questo, specialmente nell'ambito chirurgico, illustro qui con questo grafico qui. Voglio far vedere la vita normale professionale di un chirurgo. Quindi la performance, o il livello di efficienza del chirurgo, inizia con il suo percorso di deformazioni, più o meno arriva al massimo verso i 40 anni, quando il chirurgo diventa esperto, produce tanto, però qualche anno dopo va già in età di pensione, quindi inizia a ridurre questo. Quindi quello che vedo io con la robotica, possiamo cambiare questa curva, accelerando la training, quindi la formazione del chirurgo, e anche migliorare la performance, quindi il chirurgo riesce a fare operazioni più alta qualità e anche mantenere questo livello di efficienza a un'età più avanzata. Questo è un altro punto di vista della stessa storia. Specialmente per chirurgia di precisione, come stiamo parlando della microchirurgia, c'è un percentuale abbastanza ridotto dei chirurghi che sono esperti in questa chirurgia molto difficile. E, diciamo 5-10% sono quelli chirurghi top al mondo che riescono a fare il lavoro molto bene. Tanti altri riescono a fare il lavoro, però forse non hanno la stessa qualità. Quello che voglio fare io con i nostri sistemi robotici è facilitare il lavoro di tutti con l'ausilio della tecnologia per garantire un alto livello di
di trattamento ai pazienti, sia con chirurgo che ha tanta esperienza, sia con quelli un po' più giovani. E abbiamo già provato con la nostra ricerca degli anni passati che questo è veramente possibile. Spero che si riesca a vedere bene, però lì è un'applicazione di microchirurgia della laringe. Si chiama transoral laser microsurgery, quindi la microchirurgia transorale che utilizza laser per fare questo taglio di precisione, specialmente nelle corde vocali che sono molto delicate. In questo ambito abbiamo una collaborazione molto forte con il professore Peretti dall'ospedale San Martino, e infatti queste sono immagini da lui che opera qui nella sua sala operatoria. È un'operazione molto sfidante perché è fatto proprio in fondo alla gola, via la bocca, e quindi è un'operazione, diciamo, endoscopica praticamente. E utilizzano questi strumenti molto lunghi per manipolare il tessuto e anche controllare il laser. Viene controllato a mano con un dispositivo chiamato Laser Micromanipulator, è un micromanipolatore da laser, però è totalmente meccanico, senza nessun ausilio tecnologico. Quindi in questo ambito, lavorando con il professor Peretti, abbiamo iniziato a sviluppare tecnologie che cambiano come si fa questa operazione, e danno più precisione. Il primo risultato di questa ricerca è stato il sviluppo di questo micromanipolatore di laser robotico. Quindi invece di essere guidato dalla mano, è guidato dai motori, controllato da un computer. E questo è già di sé un nuovo strumento chirurgico che dà dei grossi benefici al chirurgo in termini di precisione che riescono a avere per il controllo del laser, e dà anche delle funzioni robotiche, quindi il chirurgo riesce a programmare un taglio, vedere se quel taglio è esattamente nella posizione che vuole e poi attivare il laser di potenza per fare tagliare questo. E abbiamo incorporato questo sistema nel setup chirurgico che hanno adesso, e adesso lo chiamiamo CALM, che vuol dire Computer Assisted Laser Microsurgery System. E l'applicazione iniziale, principale adesso, è quella della microchirurgia transorale a laser. E questo sistema l'abbiamo portato a un congresso di otorinolaringoiatria, un congresso europeo, e lì abbiamo chiesto ai chirurghi esperti dell'ambito di provare il sistema. Sono stati 57 chirurghi esperti di tutto il mondo, non solo l'Europa, che erano presenti nel congresso, hanno provato il nostro sistema e ci hanno dato feedback molto positivo riguardo alla tecnologia. E qui c'è due grafici che mostrano un po' dei risultati, quindi errori di puntamento, quindi che sparano laser dove non vogliono, è ridotto tanto alla metà, e poi la usabilità del sistema, che vuol dire più intuitivo, più facile da gestire il controllo del laser. Il nostro sistema è molto significativamente meglio di quello attuale. Oltre di questo, abbiamo visto che non c'è un learning curve, quindi una curva di imparamento, di apprendizaggio per utilizzare il sistema. Abbiamo, qua si vede, forse torno un slide prima, abbiamo incorporato nel sistema una tavoletta grafica, quindi invece di utilizzare un sistema meccanico guidato dalla mano, utilizziamo una tavoletta grafica, quindi con una penna il chirurgo riesce a controllare il laser in modo molto intuitivo, e questo fa sì che il controllo del sistema non serve un apprendizaggio, no? Quindi da subito una persona si siede lì e controlla il sistema molto facilmente con alta precisione. Scusa, è una tavoletta grafica standard? Sì, standard, normale. Perfetto. Anche se stiamo sviluppando la nostra per poter andare. Sì. Qua è una versione un po' più avanzata, dove portiamo anche l'immagine in questa tavoletta grafica. Quindi è un tablet normale dove facciamo vedere nello schermo il video dell'area operatoria in tempo reale,
e con la penina il chirurgo è in grado semplicemente di puntare dove vuole tagliare e performare, eseguire il taglio con la penna, quindi chiamiamo un virtual scalpel, un coltello virtuale, però che c'è un effetto concreto direttamente nel tessuto. E è un controllo anche qui molto intuitivo e c'è anche elimina i problemi di coordinamento, di guardare in una parte e controllare con in un'altra, quindi lo, questo do hand eye coordination. La profondità del taglio? Esatto. La profondità del taglio, sì. La profondità del taglio, non so se ho la slide qui, però è un altro ambito di ricerca che stiamo lavorando. Abbiamo fatto un lavoro di modellamento dell'interazione laser-tessuto e basato sui modelli che abbiamo sviluppato riusciamo anche a controllare quanto profondo si taglia con una precisione di 100 micron. Quindi, sì, è la terza dimensione del controllo di questo sistema. Avevo la slide per l'ho tolta per motivo di tempo, però, però il controllo del, quindi abbiamo il controllo del tablet e questo vuol dire che il sistema può essere anche mobile, possiamo fare il controllo del telefonino, infatti questo stiamo lavorando nei progetti insieme a Vodafone e Ericsson per dimostrare la capacità della telechirurgia con un sistema a laser. Qui c'è la possibilità proprio di un chirurgo esperto fare eseguire un'operazione in un ospedale remoto dove non c'è un esperto locale, o più che altro, più immediato, è la capacità di fare quello che chiamiamo telementoring, quindi il chirurgo esperto può essere virtualmente presente nelle sale operatorie in tutto il mondo guardando la chirurgia e forse aiutando dando consigli a quei chirurghi che è meno esperto, che hanno dei problemi. E vado avanti. Ah, ecco, questo non avevo tolto la slide. Questo è il controllo della terza dimensione che dicevo prima. Quindi abbiamo fatto lo zero, come lo fa? Zero? Il zero del piano, la taratura. Il basic set. Non ho capito di cosa. Su un organo, sì. Come fai a fare lo zero della macchina? A dire alla macchina, ok, questo è il punto zero, inizia a tagliare da qua e vai più profondo. Sì. Qualsialmente al laser di potenza che taglia, c'è un laser visivo che okay. È di bassa potenza. Quindi il chirurgo vede un punto rosso nello schermo. Che si muove, che è esattamente il punto dove va a tagliare dopo, quindi c'è un feedback visivo, quindi la macchina forse posso, qua si vede il punto rosso che si muove e non taglia niente, poi l'asse di potenza si accende così vede un po' anche di fumi anche, quindi quello è solo visivo, bassa potenza. Però io i percorsi li faccio in 2D sulla tavoletta. Sì. Controllo solo le due dimensioni. Sì, sì. Okay. Sì, la terza dimensione c'è il controllo di fuoco del raggio laser. Perché è ottico dal laser. Sì, sì, sì. Sì, anche è controllato dal sistema anche. Sì, sì. Però il laser infatti deve essere focalizzato molto bene per tagliare perché è come la... Sai quando si utilizza la lente di ingrandimento, sì, sì, per fare bruciare qualcosa, sì, con il sole, quindi deve essere focalizzato molto bene per riuscire a tagliare. Quindi qua è il controllo della profondità del taglio basato sui modelli che abbiamo sviluppato dell'interazione laser-tessuto e riusciamo anche a dare un feedback in tempo reale al chirurgo da quanto profondo è il taglio che sta eseguendo. E poi possiamo automatizzare anche questo processo, abbiamo già fatto, non ho slide qui per fare vedere questo, però il chirurgo può dire, ok, tagliami mezzo millimetro, e la macchina è in grado di fare quel taglio precisamente a mezzo millimetro. Quindi tutte le tecnologie che ho presentato adesso sono ancora con le macchine fuori dal paziente che operano via la bocca per arrivare in fondo alla laringe. Però
lì ci sono ancora limiti di se il paziente è un difficile con la visualizzazione non è molto buona, devono ancora operare con chiamano open neck, quindi non via la bocca, però devono aprire il collo del paziente. E quindi per bypassare questi altri limiti abbiamo pensato di miniaturizzare tutto il sistema, il microscopio, il controllo del laser e mettere nella punta di un endoscopio flessibile che viene proprio inserito dentro il paziente e opera da vicino, quindi può bypassare il problema di visualizzazione esterna. E l'applicazione di nuovo in questo caso è della laringe, operazione della laringe, però può essere ugualmente applicato anche a altre operazioni, anche addominali. E qui faccio vedere un po' delle immagini del sistema che abbiamo sviluppato nel contesto di questo progetto europeo chiamato MicroRope, coordinato da LIT, dove abbiamo sviluppato esattamente un primo prototipo di questo endoscopio, un endoscopio robotico con 3 gradi di libertà per posizionamento della punta vicino alla zona chirurgica, e nella punta dell'endoscopio ci sono 2 telecamere, sistema di illuminazione e un micro robot per controllare l'appuntamento del laser. Solo laser o anche altre strumentazioni? Per ora, in questo caso, solo il laser. Stiamo lavorando su aggiungere anche una pinzetta per manipolazione del tessuto. Però in questo prototipo non era previsto, per un primo prototipo di ricerca. Faccio vedere un video della prova finale di questo sistema che abbiamo fatto in un laboratorio di anatomia con un cadavere. Quindi lì c'è la visione della punta dell'endoscopio con le telecamere. E qui questo sistema, il chirurgo fa l'inserimento manuale con posizionamento vicino alla zona chirurgica e poi va a un console di, non so perché succede così nel video, però va al console di teleoperazione dove c'è la visione stereoscopica e il controllo del laser fatto con la tavoletta grafica o la pinna. Vado avanti qui, stiamo continuando quello, migliorando il controllo del laser miniaturizzato, quindi questi sono nuovi sviluppi per migliorare la robustezza e il controllo del laser nella punta dell'endoscopio. E qui è un sistema sviluppato di recente per la scansione di una fibra ottica basata su campi magnetici creati proprio dentro l'endoscopio nella punta. E questo ci permette di fare un'attuazione molto veloce e precisa di questa fibra ottica e quindi anche del puntamento del raggio laser nel campo operatorio. Ci è incorporato anche tutte le ottiche per la focalizzazione del sistema, il che permette di fare un taglio laser non a contatto come viene fatto adesso, che adesso i chirurghi utilizzano un laser a fibra per operare, però la fibra deve essere a contatto con il tessuto per tagliare e quello crea diversi problemi di qualità del taglio. E quindi qui con il sistema di focalizzazione possiamo uno controllare bene che il laser sia focalizzato perfettamente e l'altro creare la scansione veloce che migliora la qualità del taglio. La qualità del taglio, sto parlando così, però è molto importante per l'operazione delle corde vocali, perché se c'è danno termico, carbonizzazione durante l'operazione delle corde vocali, quello vuol dire che la qualità della voce della persona dopo l'operazione è affettata in maniera molto negativa. Quindi un taglio pulito vuol dire una qualità di voce molto migliore per il paziente dopo, una qualità di vita migliore. Sì, anche questa tecnologia la possiamo traslare a altre applicazioni. Sì, 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 sì. Sì, sì, no, è applicabile anche non endoscopico, possiamo utilizzare la stessa tecnologia per chirurgia plastica o per il trattamento della pelle. Quindi la prima applicazione è sulla laringe perché abbiamo una collaborazione fortissima con il professor Peretti e è un'operazione dove la necessità è molto alta, è un'operazione molto delicata, però
tecnologia può essere applicata anche a altri distretti corporei. Prostata. Sì. E quindi un sviluppo ulteriore di questo sistema di scansione del laser è stato fatto per il laser a CO2, che non è accoppiato a una fibra ottica normale, però serve una guida d'onda, perché per il comprimento d'onda, la lunghezza d'onda del CO2 non è comunque non serve una guida d'onda speciale. E qui abbiamo fatto un sistema di scansioni proprio per il CO2, che è il laser, il miglior laser per la chirurgia del tessuto morbido adesso, perché l'assorbimento di acqua è alto, quindi riesce ad avere un taglio molto controllato, quindi un taglio superficiale con basso livello di carbonizzazione o di danno termico. E anche qui abbiamo la focalizzazione, il sistema di scansione che migliora tanto la qualità del taglio. Quello che volevo fare vedere in questi due grafici, la larghezza del taglio è ridotta con il sistema di focalizzazione comparato alla guida d'onda, che è il grafico A, però e la carbonizzazione, che è il danno termico del tessuto, è molto ridotto anche con il sistema di scansione, quando c'è grazie al sistema di scansione, quindi abbiamo, muovendo il laser velocemente, riusciamo a fare un taglio di più alta qualità. Visivamente sono le tre immagini, sì, sulla sinistra, dei tre tipologie, giusto, giusto. Okay, giusto. A è il taglio con la fibra direttamente, senza nessun, come viene utilizzata adesso, che è la fibra che tocca il tessuto. B è la fibra con sistema di focalizzazione, quindi un taglio non a contatto. E poi la C è il sistema taglio non a contatto più la scansione del raggio laser. Quindi si vede chiaramente qui il miglioramento della qualità del taglio. E queste sono immagini forse un po' più forti, però è un lavoro che riguarda la elaborazione di immagini mediche. Abbiamo un'area del laboratorio dedicata a questo, e qui utilizziamo immagini stereoscopiche per detettare punto strutture dell'area operatoria che sono forse delicate e vogliamo proteggere, e riusciamo a seguire quest'area durante l'operazione in maniera molto robusta, anche se ci sono occlusioni, va fuori il campo di vista e poi torna. E la idea principale qui è quella di proteggere strutture delicate per evitare complicanze durante la chirurgia. La prima applicazione è nell'ambito della chirurgia robotica con il sistema Da Vinci. Infatti abbiamo incorporato un sistema di tracking già nella piattaforma del robot Da Vinci, che è un robot in uso clinico adesso. Sì, uno dei unici robot in utilizzo clinico nel mondo. E quindi quello che vediamo qui è un primo esempio di quello. Il chirurgo può definire una zona di sicurezza, può essere un vaso che non vuoi toccare perché se può avere tanto sanguinamento, pericoloso per il paziente. Quindi il sistema è in grado di riconoscere quella struttura e proteggerla, sia fermando il movimento dei robot se si avvicina troppo a quella struttura, o dando un allarme visivo, auditivo al chirurgo per dire fai attenzione che stai arrivando in una zona pericolosa. Questo è fatto in collaborazione con l'ospedale di Guarda a Milano, e anche con ricercatori del Politecnico di Milano. Quindi la zona verde, sì, sarebbe la zona sostanzialmente di rischio, quella Sì, sì, esatto. In questo caso definita dal chirurgo. Il chirurgo va lì e definisce lui, disegna lui l'area, e poi il sistema riconosce quell'area e è in grado di seguirla durante l'intervento. Cioè, in questo caso, scusa, c'è un'azione automatica? Cioè, il chirurgo ha definito l'area, sì, e il passaggio è fatto automaticamente, non tramite le manovre del chirurgo?
no, in questo caso il chirurgo controlla tutto. Il sistema è un sistema di visioni, quindi fa il tracking delle strutture definite dal chirurgo e la segue durante l'operazione. Quindi se il robot o l'strumento chirurgico si avvicina a quell'area, dà un allarme al chirurgo. In questo caso c'è un... L'indice di pericolosità è dato sì, dalla... Sì, in questo caso c'è una scala colorata, sì. Quindi questo, vicino al rosso. Sì, quello lì sta più vicino alla zona. Però quello è un esempio, possiamo anche cambiare quello e anche controllare direttamente il robot, quindi fermare il movimento del robot per evitare danni. Altro esempio dell'elaborazione di immagini medica, stiamo lavorando su algoritmi per il riconoscimento dei pattern per trovare tumori in stato iniziale della malattia. Sempre nell'ambito otorino, laringe, quando una persona ha un mal di gola va in ospedale e adesso è molto normale che ti fanno un'analisi endoscopica, quindi mettono un endoscopio per visualizzare la laringe e vedere qual è il problema. E lì purtroppo trovano malattia, tumori. Il problema è che la malattia sarebbe molto meglio, come sapete bene, trattarla quando è stato iniziale, quando inizia a formarsi, quindi la possibilità, la sopravvivenza del paziente è molto più alta. Però c'è anche il dettaglio che molte volte chi fa questa endoscopia non è il chirurgo esperto, però quello residente. Forse non è ancora, non ha tanta conoscenza per riconoscere i tumori, il segnale del tumore iniziale. Quindi abbiamo pensato di utilizzare l'intelligenza artificiale, il computer vision, per trovare segni di questi tumori iniziali. E qui sono un po' di esempi di quello che abbiamo realizzato fino adesso. Prima di tutto prendiamo le immagini in tempo reale dell'endoscopio e facciamo un'immagine panoramica, quindi aumenta il campo di visione. E poi possiamo andare a valutare queste immagini per trovare il segnale di malattia. Infatti questo si chiama confusion matrix, vuol dire quanto buono il nostro algoritmo è stato in grado di riconoscere diversi tipi di tessuti. Quindi ci sono 100% del tessuto sano, l'algoritmo è in grado di riconoscere, e fino qui a 93% dei tessuti, dei segni di cancro iniziale, che è IPCL, intrapapillary capillary loops, che sono cambiamenti morfologici nei vasi sanguigni della struttura della laringe, che sono indicazioni dei tumori. Quindi stiamo lavorando anche su quello per portare in aiutare i chirurghi. Un altro ambito di ricerca è quello, abbiamo sviluppato questo sistema chiamato Smart Probe, è basato sulla misura dell'impedenza dei tessuti. E con questo qui, un lavoro di ricerca ancora, vogliamo classificare i tessuti e vedere se è possibile, basato sulla bioimpedenza del tessuto, individuare se quella zona è tumorale o sana. Quindi tutto è basato su sensori nella punta dell'ago, che quando tocca i diversi tessuti rileva le caratteristiche di quel tessuto e poi riusciamo a valutare quello per vedere se è cancro o meno. O in questo grafico che vedete qui è un esempio che riusciamo a individuare tessuti diversi molto bene, quindi dipendendo dal abbiamo visto che tessuti diversi hanno la bioimpedenza diversa, quindi possiamo classificare molto bene se è grasso o se è il tessuto, cosa c'è, la mucosa o se è muscolo, quindi quello ci dà già una fiducia di che questo sistema possa funzionare anche per individuare cancro o non cancro, che sarebbe molto utile per la diagnosi, anche per definire l'immagine chirurgica della chirurgia. Il sistema è già stato certificato, quindi abbiamo andato su tutto il percorso di
certificazione tecnica per la sicurezza del dispositivo, biocompatibilità, e adesso stiamo aspettando solo l'approvazione del comitato etico per andare in sala operatoria e provare veramente con tessuto tumorale, perché in laboratorio abbiamo solo tessuto sano, no? Abbiamo provato sul tessuto animale, non è che gli animali hanno cancro. Quindi... Questo solo per l'applicazione in opera, quindi in chirurgia o anche per via endoscopica? Anche via endoscopica. Adesso abbiamo sviluppato questo sistema un po' grosso per chirurgia endoscopica, però la punta dell'endoscopio è il sensore. Quindi... Diciamo, l'ago? E quello ago è da 10 centimetri forse, però possiamo molto bene fare un lago più lungo. Diciamo, il diametro è 1 millimetro, però anche quello può essere aggiustato, fare più lungo, più piccolo, più grosso. Pensavo al canale operativo anche degli endoscopi. È fattibile anche, sì, perché alla punta è solo due poli. Misuriamo l'impedenza tra questi due poli, quindi possiamo anche due fili sottili, è possibile di customizzare il sistema per diverse applicazioni. Infatti abbiamo già incorporato questo nella pinza del robot Da Vinci, che è una pinza bipolare per tagliare normalmente, però riusciamo a utilizzare lo stesso sistema per misurare la bioimpedenza del tessuto, perché lì abbiamo, anche lì abbiamo due poli e riusciamo a controllare l'impedenza tra i due poli. E lì riusciamo anche con il sistema di uso clinico Da Vinci a verificare, solo toccando il tessuto, dire questo è fegato, questo è pancreas, questo è individuare bene il tessuto. Quindi non ho informazioni qui da presentare su quello, però è possibile. Ok, anche basato sulla bioimpedenza abbiamo sviluppato questa auto applicazione per la cateterizzazione venosa. Il problema qui, abbiamo iniziato questo percorso della problematica della cateterizzazione venosa della pediatrica, specialmente dei neonati, lavorando con chirurghi al Gaslini, professor Cama e professor Paladini. Abbiamo visto che c'è tanta difficoltà anche per le infermiere molto esperte di inserire il catetere in questi bambini che hanno le vene molto piccole. Quindi abbiamo sviluppato un sistema assistivo con le tecnologie, un sensore, lo stesso sensore di bioimpedenza messo nella punta dell'ago di cateterizzazione, dove riusciamo a fornire le informazioni mentre l'ago viene inserito nella vena, di che la punta dell'ago è dentro quella piccolissima vena, e questo evita già che l'ago passi da una parte all'altra, fa la doppia puntura, che è il problema più comune in questo caso, perché la vena è così sottile che l'operatore non riesce a sentire con la punta dell'ago dentro la vena. E quello che vedete nel video qui è un sistema ulteriore con la robotica, dove questo sensore non solo rileva che l'ago è dentro la vena, però è anche in grado di fermare da solo il movimento dell'ago e inserire il catetere e tirare fuori l'ago, quindi l'operazione è... non so perché non... ok, quindi l'operazione viene fatta a completo solo con un movimento avanti della mano dell'operatore. Lavorate già anche sui bambini prematuri, perché il problema più grosso è trattare i neonati prematuri, hanno una dimensione estremamente ridotta. E diceva Luca Rameghi, che è il primario, che solo toccarli gli provochi dolore, quindi sì, questa sarebbe una soluzione perfetta, perché comunque questi, sì, bambini hanno necessità di essere trattati. Sì, loro sono il target principale. Perfetto. Sicuro. Non siamo arrivati a nessun paziente ancora. Questo è un braccetto di gomma, che è quello utilizzato per l'allenamento dell'infermiera per la cateterizzazione venosa. Però sì, non sarà la prima applicazione, inizialmente andiamo ai bambini tra 5 e 10 anni, e anche per questione di sicurezza, che sono meno rischio, però poi vogliamo andare anche a pazienti più piccoli. Detto questo, posso dire anche che possiamo andare anche agli adulti, perché se
se uno va a fare esame del sangue, ogni tanto c'è l'ematoma, quindi anche per adulti questo problema della catetizzazione venosa questo della doppia puntura. Ok. Solo per finire, inizialmente ho detto che lavoriamo anche sulla manipolazione di cellule, quindi applicazione di biomanipolazione per applicazione tipo in vitro fertilization, fertilizzazione in vitro, o applicazioni di studio di sviluppo di farmaci, applicazioni di neuroscienza dove devono fare iniezioni di cellule con proteine diverse che sviluppano. Una versione del nostro sistema è questo, un sistema con microscopio e micromanipolatori tutto robotizzato, controllato da un computer, quindi l'operatore invece di sedersi, come viene fatto adesso, davanti al microscopio e controllare tutta la mano, si siede in un'impostazione informatica, anche in un ambiente non sterile, può essere separato, e controlla tutto il sistema con l'ausilio del robot. E questo abbiamo provato con un'applicazione della, non so come si chiama in italiano, blastocyst, iniezioni di blastocyst. Questi sono embrioni di topi in stato iniziale di sviluppo, 4 giorni, dove inseriscono cellule staminaria modificate geneticamente perché ha topi transgenici che vengono utilizzate per diversi tipi di ricerca. Utilizzando il nostro sistema abbiamo visto un grande miglioramento della birth rate, quindi la percentuale di nascita di questi embrioni che vanno a termine, che veramente nascono dopo iniezioni. Anche questo per un operatore esperto che aveva più di 10 anni a fare questa operazione manualmente, con l'ausilio del sistema robotico abbiamo migliorato tanto la percentuale di nascita degli embrioni iniettati. Possiamo anche andare oltre e automatizzare tutto il setup per quando un procedimento di biomanipolazione è già stabilito, c'è tutto il protocollo e il computer può anche fare tutto da solo. Questo è un esempio di applicazione per iniezione della CHO cells, che sono Chinese Hamster Ovarian Cells, sono utilizzate tanto per la ricerca di farmaci, di nuove proteine. E qui il ricercatore, l'operatore, mette la piastrina, il petri dish, nel sistema, e il sistema è in grado con la visione computazionale di riconoscere le cellule, definire il punto di iniezione e controllare l'ago per eseguire queste iniezioni con alta precisione e ripetibilità, e quindi migliora anche tanto le prestazioni del livello di successo di questa operazione. Quindi con questo voglio concludere la presentazione, penso che ho preso già abbastanza del vostro tempo. Questa è una foto del gruppo, abbastanza giovani, però sono molto motivati. E ringrazio a tutti voi. Grazie. Per l'attenzione e l'opportunità. Bene, chiudiamo qui la parte.